presente questo consiglio comunale importante per questa città. Io avrei voluto che fosse letto anche l'ordine del giorno presentato alla Giunta, ciò non è stato possibile, quindi faccio un intervento, non escludo poi di intervenire nuovamente dopo. Faccio questa premessa: credo che nessun amministratore di questa città sventoli la bandiera sia al terzo valico, perché è conscio nel momento in cui quest'opera dovesse partire i problemi che creerà per una parte importante di questa città. In primo luogo occorre evidenziare che il cosiddetto terzo valico dei Giovi costituisce il segmento ligure-piemontese di un progetto prioritario europeo inserito nell'ambito della programmazione trasportistica e infrastrutturale dell'Unione Europea, denominato nei documenti della Commissione come Priority Project 24 Railway Action Lyon, Genova, Basilea, Duisburg, Rotterdam. Si tratta insomma di un'infrastruttura inserita nell'ambito delle Trans Europa Network of Transport, le reti di trasporto transeuropee, per le quali è anche prevista la possibilità di attivazione di finanziamenti comunitari. Mi pare nella misura massima, in questo caso del 20%, essendo l'opera situata all'interno di un unico territorio nazionale, mentre più alti possono essere i finanziamenti dell'Unione Europea su opere transnazionali come la Torino-Lione. Il fatto che l'opera sia cofinanziabile dall'Europa non significa che oggi lo sia, anzi per il momento la programmazione finanziaria è tutta a carico dello Stato italiano. Ciò non toglie tuttavia che anche in funzione dell'efficacia che si verifica nello svolgersi del suo processo realizzativo, su di essa possa convergere una quota di 31,7 milioni di euro che oggi costituiscono il fondo a disposizione del TNT. Un ulteriore elemento di scala sovranazionale e anche sovraeuropea è dato dal fatto che la nuova infrastruttura si attesta quale primo step terrestre di un più ampio orizzonte di collegamento attraverso le cosiddette autostrade del mare. Pone in connessione l'Europa continentale, tanto con i differenti porti del Mediterraneo europeo, quanto con quelli della sua sponda sud e con quelli più lontani che generano traffico in transito attraverso Suez. La scala nazionale, il progetto al quale oggi facciamo i conti, è già il primo punto di approdo di un dibattito che si è sviluppato a partire dalla metà degli anni 90, allorché si cominciò a ragionare su un profilo infrastrutturale molto diverso, quello di un collegamento ad alta velocità passeggeri tra Genova e Milano. Questo progetto trovò allora l'opposizione di pressoché tutte le amministrazioni locali e fu abbandonato. Esso prevedeva un tracciato e caratteristiche radicalmente diverse dall'attuale. Tuttavia su quell'ipotesi, anche sull'idea di valorizzare le potenzialità della Valle Scrivia e della Piana Alessandrina, quale il porto secco e area di riferimento interportuale, intermodale e logistica del sistema portuale Ligure, crebbe la nuova configurazione della linea di valico, dedicata soprattutto alle merci, di cui l'introduzione del progetto di alta capacità che si fonda su alcuni capisaldi progettuali ineludibili. In primo luogo l'alta capacità ferroviaria, al fine di soddisfare le esigenze di trasporto delle merci, deve essere supportata da gallerie di ampiezza tale da consentire il transito alle nuove e sempre più grandi sagome di containers. In primo luogo l'efficacia economica del trasporto ferroviario, già di per sé molto complicata e rapporta i costi molto inferiore oggi vigenti per il trasporto su gomma, richiede basse pendenze dei tracciati. Oggi trasferire merci da gomma a ferro è una scelta ambientale di tutte le politiche europee. Infatti una tonnellata di merce trasportata su un treno moderno per 300 km produce meno di un quinto del CO2 prodotta del trasporto su strada e costa la metà. Entrambe queste condizioni non sono realizzate per alcune delle linee attualmente in esercizio tra Liguria e Piemonte. L'unica linea su cui sono stati effettuati consistenti lavori di adeguamento è la linea che collega Genova attraverso Voltri, Borzoli, Ovalle e Alessandria, per la quale sono state ampliate le gallerie, ma le pendenze rimangono alte e producono grandi costi di trazione e determinano insieme ad altre concave il sottoutilizzo dell'infrastruttura.
Da tutte queste considerazioni è nato il nuovo progetto, approdato alla soluzione attuale, dopo una soluzione di altre opzioni di tracciato, e che è approvato dal CIPE con prescrizione nella sua versione definitiva nel marzo 2006. Le prescrizioni definitive, soprattutto attraverso l'attività di concertazione con gli enti locali, non sono solo quelle che riguardano la realizzazione delle opere propedeutiche ed accessori. La mitigazione degli impatti ambientali, la gestione della caratteristica, ma anche quelli che trovano compendio nei cosiddetti accordi procedimentali sottoscritto tra gli enti locali, Regione Piemonte e Liguria, Comune di Novi, Provincia di Alessandria ed RFI. Gli accordi sono tre, due riguardano il miglioramento della permeabilità della linea storica esistente. L'altro riguarda invece la realizzazione di un progetto di valorizzazione degli asset ferroviari esistenti in Valle Scrivia, Novi, San Bovo, Arquata Scrivia e l'Alessandrino, Arquata smistamento. Questi accordi, che costituiscono parte integrante dell'iter di approvazione in CIPE del progetto definitivo, non trovano finanziamento nell'ambito dei fondi destinati alla realizzazione dell'opera, bensì devono trovare copertura dalla parte della programmazione finanziaria di RFI. Viceversa, le opere propedeutiche e le altre tipologie di prescrizione ricadono direttamente sui finanziamenti dell'infrastruttura. Sono insomma ricompresi nel budget adesso dedicato. Di questa seconda fattispecie fa parte la questione del cosiddetto Schunk, la galleria artificiale che dovrebbe riconnettere i Novi Ligure e la nuova infrastruttura con la linea storica. Su questo punto il progetto definitivo prescrive lo sviluppo di uno studio di fattibilità orientato a valutare l'eliminazione dello sciunto stesso, teso a favorire una differente soluzione di raccordo, che naturalmente varierebbe in modo significativo l'interferenza tra la nuova linea e il territorio novese. Con le considerazioni testé svolte a proposito dell'accordo procedimentale sulla logistica, sulla questione dello Schunk Novi Ligure, entriamo nel cuore e motivazione dell'opera. A partire dalla seconda metà degli anni 90 e con l'inizio del nuovo secolo, il rapporto tra la questione terzo valico e il sistema territoriale ligure-piemontese si è sempre più connotata come complicata realizzazione tra un problema da gestire e un'opportunità da cogliere, seppure con diverse accentuazioni tra Liguria e Piemonte. È chiaro infatti che la Liguria vive in modo molto più cogente la necessità urgente dell'opera. Le caratteristiche geomorfologiche del territorio, la mancanza di spazio tra mare e montagna, la congestione del nodo infrastrutturale sia stradale che ferroviario. Pensate che quando mi raccontavano compagni di Genova, fanno le assemblee sindacali al VTE di Voltri, ci sono 2000 camion fermi nella città e bloccano l'autostrada. Fanno sì che in quel versante il terzo valico sia molto più acutamente percepito come indispensabile valvola di sfogo. Inoltre non possiamo dimenticare come la portualità e le sue difficoltà e le sue potenzialità di recupero costituiscano per la comunità della Riviera Ligure un orizzonte difficilmente sostituibile di riferimento sia sul versante economico e sociale, sia addirittura su quello identitario. È quindi del tutto plausibile che i problemi di inserimento territoriale e ambientale, che pure generano una macro infrastruttura di questo genere, siano sopravanzati dalla prospettiva di eliminare una strozzatura che impedisce al porto di Genova, in particolare, di sviluppare tutte le sue enormi potenzialità e che addirittura rischia di compromettere in prospettiva la sua possibilità di mantenere l'attuale quota di mercato. Chiaramente sul versante piemontese la questione si oppone con accenti diversi, seppure non sia trascurabile, andrebbe meglio misurata l'effetto che un crollo della portualità ligure potrebbe generare sia in termini diretti sia indiretti sul tessuto economico e sociale del sud alessandrino. Difatti nel corso degli ultimi anni il sistema territoriale della nostra provincia si è significativamente mosso nella direzione di costruire con il sistema territoriale ligure un'alleanza strategica finalizzata alla realizzazione di una piattaforma portuale, retroportuale, interportuale e logistica
perno delle future dinamiche dello sviluppo del nord-ovest italiano. Insomma, il tentativo che le amministrazioni locali hanno svolto in questi anni è stato quello di sottrarre l'opera a un approccio solo di carattere infrastrutturale e ingegneristico, ma di ricondurla al contesto di un disegno più generale di sviluppo e di riconfigurazione territoriale, cercando di porre l'opera al servizio del territorio e non il territorio al servizio dell'opera. In estrema sintesi, gli obiettivi sono tre: realizzare attraverso nuove infrastrutture la possibilità di spostare quote consistenti di traffico merci da gomma a rotaia, decongestionando le vie di comunicazione stradali, la Liguria, la pianura padana e Svizzera, di parte del traffico pesante, migliorando le performance del porto di Genova, contenendo l'incidentalità e le emissioni di gas nocivi nell'aria conferite al sistema territoriale del nord-ovest, nel quale siamo pienamente inseriti. Maggiore competitività e attrattività di investimenti produttivi di servizio, legati alla dotazione di un moderno ed efficiente sistema infrastrutturale, internodale e logistico, capace di lasciare quote marginali di vantaggio economico alle imprese in esso insediate. Catturare nell'ambito delle dotazioni esistenti di interporti e scali merci, attraverso le attività proprie della portualità e retroportualità, del trasporto e della logistica applicata alle merci, la capacità di generare in loco quote di valore aggiunto e occupazionale, recuperando e rifunzionalizzando enormi aree compromesse e oggi del tutto sottoutilizzate. Questo è il disegno generale che certamente può conoscere step realizzativi anche a quadro infrastrutturale invariato, ma che difficilmente può immaginarsi nel pieno dispiegamento delle sue potenzialità se non si elimina il collo di bottiglia che chiude Genova tra mare e montagne. Le criticità. Naturalmente il profilo delle intenzioni non può eludere di confrontarsi con il quadro delle criticità, molte di queste peraltro già evidenziate nell'ordine del giorno che noi ci apprestiamo a presentare. La piena criticità riguarda l'impatto ambientale dell'opera, che è certo molto consistente. Su questo fronte, tuttavia, mi permetto di dire che noi non dobbiamo commettere l'errore di lasciare ad altri lo scettro di difensore del territorio. Noi dobbiamo incalzare RFI a dare risposte chiare attraverso iniziative che i nostri amministratori locali e provinciali e i nostri parlamentari stanno mettendo in opera. Noi dobbiamo chiedere l'istituzione urgente di un osservatorio, non solo ambientale, riconosciuto dalla Regione e dal Governo, che sia permanentemente insediato, affrontando con cadenza strettissima tutte le problematiche connesse alla realizzazione delle opere nelle sue varie fasi. Un tavolo permanente che tenga insieme le rappresentanti degli enti locali, l'autorità competenti di natura tecnica o scientifica, ASL e ARPA, il sistema delle pubbliche utilities e così via, al fine di governare tutti i passaggi con il massimo possibile di trasparenza ed efficacia, nell'esigere delle prescrizioni già formalmente previste, nel chiedere tutti i miglioramenti possibili che possono essere ancora apportati nella gestione della cantieristica e dello smarino, tanto nell'ottimizzazione del suo utilizzo quanto nella verifica della possibilità di trasportarlo via treno e non via gomma, nell'impostare una concertazione orientata a massimizzare i vantaggi congiunturali e strutturali che possono derivare dalla realizzazione della nuova infrastruttura. Su quest'ultimo punto appare particolarmente rilevante l'iniziativa che è stata avviata in Consiglio Comunale, volta ad ottenere l'inserimento del Terzo Valico nel novero delle opere coperte dalla legge regionale numero 4 del 2011, che ha come oggetto l'ottimizzazione delle ricadute territoriali derivati dai grandi cantieri. In virtù di questa normativa, mutuata dal modello francese, è oggi possibile attivare una serie formidabile di strumenti, orientare i fondi alla formazione professionale sul sistema delle imprese e sull'occupazione locale, al fine di favorirne l'ingresso nella catena gigantesca di subappalti e subforniture generati da un'opera di tale taglia. Orientare quote significative delle